Non è la festa di San Calogero di Agrigento e nemmeno quella di Naro, ma per il secondo anno consecutivo la festa di San Calogero a Racalmuto evidenzia una forte devozione della città verso il Santo Nero, viste le migliaia di devoti presenti alle processioni. La festa è stata promossa dalla comunità ecclesiale, dal Comitato Festeggiamenti San Calogero e dal Comune. È chiaro che da anno in anno questa festa non può che migliorarsi ed essere perfezionata. La differenza tra quella dello scorso anno al debutto e quella di ieri è già sostanziale. Una festa fortemente voluta, ideata e creata dal presidente del comitato, Lillo Rizzo, che con uno spiccato sentimento di devozione, passione ed dedizione anche per quest'anno ha consentito a tutta la cittadinanza di vivere momenti di emozioni legate ad una reale e sentita testimonianza di fede. E proprio l'organizzatore, gioioso della riuscita dell'evento, ringrazia Don Carmelo La Magra per aver regalato un grande giorno di festa e la gente di Racalmuto che come sempre partecipa in tutto. La fede, la tradizione, l'amore per la propria città sono cose che non possono essere spiegate. Viva San Calogero di Racalmuto, sono le parole di un altro devoto, Lillo Cutaia. Emozionante anche la presenza con il raduno dei Tammurinara di Racalmuto. Calmuto, Grotte, Aragona e Campofranco, corteo storico e processione. Una festa iniziata con i 21 colpi di cannone e proseguita in mattinata con la processione della statua dalla chiesa di San Francesco fino alla chiesa madre, accompagnati dal gruppo Tammurinara Maria Santissima del Monte, come sempre ben diretti e coordinati da Lorenzo Gagliardo e dalla banda Giuseppe Verdi di Racalmuto. Dopo la Santa Messa in Chiesa Madre è stata la volta della benedizione e distribuzione del pane di San Calogero. Non è mancato lo spazio, la degustazione per i bambini con la distribuzione dello zucchero filato offerto da Cose Siciliane di Sandro Nitro. Nel pomeriggio il corteo dalla via Filippo Villa con la banda musicale, i Tammurinari, gli sbandieratori, la Conca d'Oro di Mazzarino. In serata la processione di rientro e l'inaugurazione dell'infiorata dedicata a San Calogero e per concludere suggestivi spettacolari giochi d'artificio dalla Piazza Barona. Inoltre il Comitato San Calogero di Racalmuto, in particolare Lillo Adile e il presidente Lillo Rizzo, hanno deciso di devolvere l'intero ricavato della vendita dei biglietti all'associazione Ibiscus. Il vincitore del videogioco al sorteggio è Giovanni Cavallaro, il nostro Spider-Man che regala sorrisi ed emozioni ai piccoli guerrieri del reparto di Onco-Ematologia di Catania. Il videogioco cabinato sarà a disposizione dei piccoli guerrieri nella ludoteca, nella nostra casa accoglienza Racalmuto per la seconda domenica di fila, in attesa dei festeggiamenti di Maria Santissima del Monte, si riaccende e si illumina, prima con Manedra in Festa della Proloco e adesso con San Calogero. In questi due eventi l'afflusso di persone provenienti dai paesi vicini è stato davvero notevole, in tanti ne hanno approfittato per visitare la Racalmuto con la presenza di bancarelle. L'auspicio e l'augurio, visto il gradimento, la partecipazione e il coinvolgimento, è quello che nel 2025 questi eventi non solo ci siano ma possano essere vissuti con ulteriore forza. La comunità di Racalmuto ha dimostrato di voler partecipare a questo atto di fede collettiva, una testimonianza tangibile dell'unità della comunità nel suo legame con San Calogero e gli eventi in genere.